sono Giovanna Zucca e ho una formazione un po' particolare. Sono di base, sono una strumentista di sala operatoria. La scrittura mi ha accompagnata da sempre, però è stato ho scritto diari, ho scritto racconti, però non avevo mai avuto il coraggio di far leggere le cose che scrivevo a nessuno. E quindi si trattava più di una sorta di autoterapia. In seguito a un episodio che è successo nella sala operatoria dove lavoravo, ho voluto scrivere Mani Calde per scrivere la storia di quel ragazzino facendolo andare diversamente. Nel mio lavoro non è utile appassionarsi troppo alle vicende delle persone che passano davanti, perché non va bene, perché si perde la lucidità, bisogna mantenere comunque un certo distacco. Dopo questo episodio, dopo aver scritto questo libro, sono andata via, perché si era concluso un ciclo, non ero più adatta per stare là. L'ho fatta leggere a un mio professore di filosofia che avevo avuto, con i quali sono rimasta in rapporti, e lui l'ha letta, ne era rimasto particolarmente colpito e aveva trovato poi lui il canale per farla leggere a un editor di una casa editrice importante. Devo dire che dopo l'uscita di Mani Calde, che è stato un ottimo esordio, un po' ci si aspettava che io uscissi con un'altra storia di tipo ospedaliero. Ho voluto scrivere la storia della Austin perché in quel momento ero affascinata dalla malattia e dal destino della Austin. Una domenica, mi pare, sul Sole 24 Ore lessi che erano arrivati alla conclusione che la Austin fosse morta a 42 anni di morbo di Addison, che è una malattia che oggi fa sorridere perché basta una pastiglietta e si guarisce. All'epoca la condusse alla morte. Andando a indagare un po' di più su Addison, scopro che Thomas Addison descrive questa malattia nel 1849, quindi in realtà una manciata di anni dopo la morte dell'autrice per questa malattia. E dentro di me scatta immediata la fiction, il film. Pensa se si fossero incontrati, annulliamo 20 anni, li facciamo incontrare e lui descrive questa malattia su di lei. È stato un bel viaggio immaginare due talenti e due menti come la Austen e Addison che si incontrano e si scontrano in una dialettica che vede il sentimento alla fine prevalere sulla ragione, sul sentimento e anche sul pregiudizio. È una storia di fantasia, così come l'ho immaginata, ma che affonda però sulle biografie reali dei due personaggi principali. Ho deciso di cambiare un'altra volta genere di scrittura, per cui a settembre uscirà un giallo che è ambientato alle Chia di Padova, dove c'è, invece che il solito femminicidio, un omicidio. Cambio completamente di nuovo genere, forse sbagliando, perché così spiazzo i miei lettori e probabilmente un mago del marketing editoriale mi direbbe la serialità paga. Non so, forse si può scrivere qualcosa di deciso a tavolino. I grandi autori forse riescono, i grandi scrittori forse riescono. Io non sono una grande scrittrice, quindi devo scrivere qualcosa che in quel momento sento.